Se vuoi conoscere il mio modo di affrontare la tela, ti dico subito che non è un incontro con la stessa per farla diventare tavolozza ricolma di colore, ma uno scontro aperto con essa, per indurla a soccombere di fronte ad un muratore del colore. E solo alcune volte, a detta di altri però, operatore d'arte. Nel momento di mia maggiore tensione, infatti, mi accorgo che l'irruenza che le manifesto le fa inchinare il capo, neanche fosse un animale ferito. In quel momento non la vedo più come una tela inchiodata a quattro assi di legno, ma come un telaio che fatica a trattenere un pezzo di stoffa, che come impazzito scappa prima dall'acqua e dopo anche dall'olio, per finire poi in gloria, ma soltanto qualche volta, vicino al calore del fuoco del caminetto acceso d'inverno. Dopodiché, esausta, lei, la tela, viene stesa al sole, mentre io, sprofondato in una poltrona, mi ritrovo a rimirarla, però solo di riflesso, nel senso che tra le mani stringo uno specchio, e con questo cerco di scoprire prospettive ed angolazioni nuove, con punti di fuga più giusti e logici, ma poi anche le profondità nascoste. Finché stanco di rimirare tutto questo, mi alzo di scatto e vado a scalfirla con energiche coltellate di lametta. Poi, pian piano la impalmo, neanche fosse un amante, per ottenere improbabili sfumature di colore, spalmando su di lei con il mio pollice tanti pezzettini di carboncino grasso tritato, neanche fosse una pietanza. Altre volte invece, ma solo per sperimentazione e ricerca, sparpaglio a tutto tondo polvere di cacao oppure d'orzo, ottenendo finalmente quell'effetto detto appunto matè, tanto caro ai catalani di Spagna ed ancora oggi così tanto di moda in ogni campo. Come avete potuto notare, lavoro utilizzando quello che mi capita sotto mano e comunque faccio tutto questo sempre in situazioni di euforia, in quanto mi aiuto non tanto con la chimica mai usata o annusata, ma con la musica. Quella classica, replicata in automatico dal mio PC. Ed è proprio grazie a questa melodia che riesco ad immedesimarmi in una favola, forse straziante, ma sempre musica, simile appunto ad un limbo in terra. Con lei, la tela, adagiata ancora tutta gocciolante sul pavimento del mio studio, mentre io immobile vado a rimirarla. Poi però, come per incanto, e soprattutto nel silenzio più assoluto, la vedo trasformarsi e diventare stoffa di lino nostrano, o meglio ancora, canapa cinese, fino a diventare pura seta, o forse legno, faesite, lineolum, alluminio, acciaio, specchio. Insomma, l'avrete già capito, trasformarsi da rivestimento del telaio in tutt'altro, dove appunto trionfa l'assenza della normalità colorata e regna l'assoluto silenzio. Ecco cosa accade ad una tela prima di arrivare a essere opera d'arte.